Devo dire che l'assessore Gallo ha fatto un buon lavoro perché ha voluto fortemente che il concorso mondiale sul vino si svolgesse in Calabria, ha lavorato per mesi a questo evento, ho incontrato insieme a lui gli organizzatori di questo concorso qualche mese fa, oggi presentiamo questa attività alla stampa, 50 paesi rappresentati in Calabria. Tantissime aziende. Noi abbiamo un settore molto importante, al Vinitaly abbiamo verificato quanta ricchezza ci sia nelle aziende di produzione calabrese e in sostanza è necessario però inserire questa capacità di produrre prodotti di buona qualità in un contesto di distribuzione nazionale e sovranazionale. Eventi come questi servono appunto a realizzare questo obiettivo. Quindi complimenti all'assessore Gallo che sta dirigendo il suo dipartimento con grande esperienza e con grande perizia. Si hanno finito in merito a questo, sono uscite dei dati anche del Sole 24 Ore in relazione insomma alle persone che lasciano soprattutto le città come Crotone e Reggio, si continua a lasciare la Calabria? Sì, perché se la Calabria non dà opportunità soprattutto ai giovani, è evidente che i giovani scelgono di cercare queste opportunità fuori dalla Calabria. Restituire opportunità e quindi futuro ai giovani non è una cosa che si fa in qualche mese, forse nemmeno in pochissimi anni. Noi stiamo lavorando affinché la Calabria possa valorizzare le sue produzioni, oggi lo facciamo, possa valorizzare e far conoscere le sue opportunità e possa quindi creare le condizioni perché i giovani domani possano scegliere se rimanere in Calabria o andare altrove. Oggi purtroppo in molti casi non possono sceglierlo, sono costretti a farlo, è un impoverimento della nostra regione perché se perdiamo il capitale umano, il capitale sociale, che è quello più importante a produrre sviluppo e ricchezza sui territori, perdiamo la principale risorsa che la Calabria ha. Domani la Calabria sarà veramente la capitale dell'enologia mondiale perché in effetti tanti giornalisti che arriveranno e saranno premiati i migliori vini praticamente del settore enologico nazionale? Sì, e lo sarà per 5 giorni, perché non lo sarà soltanto per i giorni di durata del concorso, ma noi avremo una coda sia il lunedì che il martedì, perché visiteremo sia Cirò l'intero territorio di Cirò, che naturalmente è un faro dell'intera regione, e visiteremo Reggio Calabria. Faremo visitare loro il territorio, in provincia di Cosenza, in provincia di Vibo, in provincia di Catanzaro, non lasceremo nessuna provincia indietro, perché noi vogliamo attraverso questa iniziativa promuovere naturalmente il nostro settore vitivinicolo, i nostri migliori vini, ma vogliamo promuovere soprattutto il prodotto territorio.